Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi vi farò vedere delle ricette golosissime, ma non vi preoccupate, sono light. Avete già intravisto un super pancakes cioccolatoso? Lo so, sembra chissà quanto calorico, ma in realtà è davvero light, quindi iniziamo subito. Allora, partiamo dalla colazione, una colazione molto molto semplice. Ho fatto questa ciotola con dello yogurt, un po' di marmellata, frutta fresca, frutta secca e un biscottino. Scegliete lo yogurt che più vi piace, io in questo caso utilizzerò dello yogurt greco, potete anche utilizzare lo skyr. Poi ci mettete la frutta che preferite, in questo caso io ho scelto una banana. Ho messo giusto due cucchiaini di marmellata che ho fatto sciogliere un pochettino al microonde per riuscirla a mettere sullo yogurt. Ho scelto un biscottino integrale, l'ho anche sgretolato in modo tale da dare un po' di croccantezza al nostro yogurt, semi di zucca e anacardi. E la mia colazione è pronta. Momento Instagram, mi raccomando, se avete Instagram seguitemi anche lì, vi lascio qui il nome. Passiamo al pranzo, un pranzo molto leggero, riso basmati con lenticchie, pomodorini datterini e basilico. Prima di tutto fate cuocere le lenticchie in acqua con uno spicchio d'aglio, del sedano e se preferite altre verdure per circa 20 minuti fin quando le lenticchie saranno ben cotte. Nel frattempo tagliate i pomodorini datterini, li mettete in una ciotola insieme a un bel po' di basilico tagliato a pezzetti. Io amo il basilico, quindi quando ce l'ho ne metto davvero tanto. Un cucchiaino di olio. E quando il riso sarà cotto lo vado a unire alle lenticchie scolate dalla propria acqua e poi aggiungo anche i datterini e il basilico e il mio pranzo è pronto. Passiamo al pezzo forte, questi pancakes dal cuore morbido, guardate che goduria! Allora, non è crema spalmabile, è semplicemente un pezzettino di cioccolato fondente. Vi faccio vedere come si fanno, è davvero molto semplice. Allora, prendete tre uova e dividetele, quindi mettete i tuorli da una parte e gli albumi dall'altra. In questo modo i vostri pancakes verranno davvero super super soffici. Mi raccomando, se vi cade un po' di tuorlo nell'albume, cercate di toglierlo, altrimenti non si monta. Nei tuorli ci mettiamo il latte e la farina, mescoliamo bene, mentre negli albumi ci mettiamo l'eritritolo, quindi il dolcificante che preferite. Montate bene gli albumi e quando saranno ben fermi iniziamo ad aggiungerli al composto di tuorli. Prima li mescoliamo con la frusta, dopodiché li iniziamo a mescolare con la spatola dal basso verso l'alto per non smontarli. Dovete ottenere un composto bello spumoso, come se fosse un pan di Spagna. Quindi padella bollente antiaderente, ci mettiamo il primo strato di pancakes, ci mettiamo il coperchio e dopo giusto qualche secondo, quando si creerà una patina in superficie, mettiamo il cubetto di cioccolato. Mettiamo un altro po' di impasto e un po' di acqua ai lati per farli cuocere a vapore e farli gonfiare. Quando iniziano a gonfiarsi li potete girare. La fiamma non deve essere troppo alta altrimenti si bruciano subito. Qualche altro minuto dall'altra parte e i vostri pancakes super soffici dal cuore morbido sono pronti. La cena, ho preparato questo piatto unico formato da una fetta di pane con avocado, salmone e fagiolini. Allora, prima di tutto tagliamo l'avocado a pezzettini, ci mettiamo mezzo limone, un cucchiaio di olio, un po' di sale e un po' di pepe. Mescolate bene, andiamo a tostare il pane, questo è pane ai cereali, a 5 cereali, e una volta pronto ci vado a mettere una base di avocado. Ci metto il salmone affumicato e dei fagiolini che ho cotto semplicemente in acqua bollente e poi ho condito con dell'olio, un po' di sale e un po' di pepe. E questa è stata la mia cena. Spero tanto che anche oggi vi abbia dato delle idee per i vostri pranzi, cene, snack, colazioni. Come sempre io aspetto i vostri commenti, vi mando un super bacio e alla prossima. Ciao!